sì. Io avrei voluto. Tutte le autorità, ai sindaci delle città intervenute con i loro pantaloni, alle associazioni combattentistiche d'armi. Thank you.
152° Reggimento Fanteria Sassari. Vincenzo Loz, che è accompagnato dal generale Luciano Portolano, comandante eccedente della Brigata Sassari, e dal generale Mario Scopigno, comandante subentrante, passerà in rassegna allo schieramento. Reggimento Attenti! Presenta Arun! Onori al generale comandante il secondo comando delle forze di difesa del centro, sud Italia e delle isole. Del 152° Reggimento Fanteria Sassari. Musica d'ordinanza e reggimento della Brigata Sassari pronti per la rassegna. Ciao!
Reggimento Pian Arum. Signor Presidente della Regione, Lacci, Generale Lops, comandante del secondo comando delle forze operative di difesa. Gentile dottoressa Giudici, Presidente della provincia di Sassari, autorità religiose, civili e militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili familiari, ospiti convenuti. A nome di tutti i sassarini, per l'ultima volta, in veste di comandante della Brigata Sassari, porgo il saluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e personale civile presso la sede del 152esimo Reggimento di Fanteria Sassari, in Sassari. Comandante, dai riposo. Reggimento, riposo! A premessa di tutto rivolgo un deferente saluto alla bandiera di guerra del 152esimo Reggimento, che oggi idealmente rappresenta le bandiere di guerra del 151esimo, del 3° Reggimento Bersaglieri, del 5° Reggimento Genio, prestigiosissime unità che insieme al reparto comando e supporti tattici, al comando e allo Stato Maggiore della Brigata, ho avuto fino a ieri l'onore di guidare. In un momento così importante, carico di ricordi ed emozioni, il mio omaggio ai nostri caduti di ogni tempo e luogo, unitamente al convinto, profondo e rispettoso saluto ai coraggiosi e generosi familiari, cui tutto il personale della Brigata Sassari esprime sentito affetto e manifesta costante vicinanza. Un rispettoso quanto affettuoso saluto rivolgo ai miei predecessori, presenti e assenti, grandi artefici della rinascita e del consolidamento di questa grande unità negli ultimi 23 anni dalla sua ricostituzione. Dopo esattamente 24 mesi di intenso lavoro, svolto nello spirito del nostro grido Forza Paris, dopo 2 anni di permanenza in questa terra di Sardegna, di convivenza con la sua meravigliosa gente, con la cerimonia di oggi lascio il comando della Brigata Sassari. 2 anni caratterizzati da molteplici impegni che hanno visto i sassarini esprimersi in ogni settore. Dalle forme di collaborazione con le istituzioni dello Stato, in primis la scuola, all'organizzazione e partecipazione ad eventi celebrativi e commemorativi. Dalla pianificazione condotta di attività di bonifica del territorio da pini esplosi a quelle svolte in concorso alle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale e alla missione internazionale in Afghanistan, che ha visto la Sassari impegnata quale unità di base del comando regionale ovest del paese. Una missione questa svolta insieme ad altre componenti delle forze armate nazionali, dei paesi amici ed alleati, per e con i partner afghani, in piena ed assoluta intesa con i rappresentanti delle autorità politiche del paese, operando in supporto e a protezione del popolo afghano. Non mi compete, e tra l'altro in questo momento non sono in grado di esprimere un giudizio sui risultati conseguiti, tanti sono i pensieri, i ricordi che attraversano la mia mente. Dagli sguardi un po' preoccupati, forse perplessi ma determinati, del personale dello Stato Maggiore della Brigata e del reparto comando e supporti tattici, nel corso della prima esercitazione sotto il mio comando a Campo Mela, in un giorno di incessante pioggia torrenziale, al forte abbraccio materno, carico di dolore, di coraggio, di forza, di dignità e compostezza della signora Pietrina, la signora Manca, quando dovetti comunicare la triste notizia della scomparsa di Gianmarco in Afghanistan. Dagli sguardi stanchi, ma fieri e orgogliosi dei meravigliosi sassarini nel corso delle prolungate, intense, impegnative e complesse operazioni in Afghanistan, al costante, infaticabile, professionale e reale sforzo del qualificatissimo personale dello Stato Maggiore impegnato nelle delicate attività di pianificazione delle operazioni. Dagli sguardi pieni di sofferenza, ma nel contempo sorridenti della popolazione afghana, degli anziani dei villaggi, gli elders, delle donne e dei bambini, alla vista dei demonios, sicuri della generosità, del rispetto e della protezione offerta loro dagli uomini e donne in divisa della Brigata Sassari, così come da tutti i soldati italiani. All'emozione e commozione del Presidente Cappellacci e del Generale Manca, che in questo incarico mi ha preceduto, nel corso della visita ai sassarini ad Herat e nelle postazioni avanzate, nell'incontro con i feriti presso l'ospedale da campo di Herat,
e davanti al sorriso di un bambino afghano gravemente ammalato sotto cura dei nostri medici. Non farò dunque alcun consuntivo, ma voglio invece cogliere questa opportunità per esprimere la mia gratitudine ai tanti che mi hanno sostenuto in questo incarico. Un sincero ringraziamento rivolgo al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e al Comandante delle Forze Operative Terrestri per avermi concesso il privilegio e l'onore di comandare una così prestigiosa unità dell'Esercito italiano. La mia gratitudine voglio esprimere a lei, signor Generale Loss, che negli anni mi ha preceduto nel comando del 18° Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi, che è stato mio capo ufficio nei corridoi dello SME, mio comandante di brigata durante la mia permanenza a Cosenza, mio comandante in Iraq, a Nassiriya, e ora comandante del secondo comando delle forze operative di difesa di cui la brigata fa parte. Comandante, grazie per gli efficaci e lungimiranti indirizzi fornitimi e per il sostegno, la costanza e vicinanza in tutte le circostanze in questi 2 anni di comando alla Brigata Sassari. Ma desidero ricordare anche l'interesse e l'affetto con cui il generale Robusto, comandante della Legione dei Carabinieri, tu, caro Luigi, hai seguito le nostre attività contattandomi telefonicamente, quasi con cadenza settimanale, esprimendo la tua vicinanza ai Limonios e a tutto il personale in uniforme schierato a Herat, Balamurgab, Shindra, Farah, Bago e Kurdistan. Particolare gratitudine voglio inoltre esprimere al colonnello Motovese, carissimo amico, mio vicecomandante nel comando della Regione Ovest, soprannominato amichevolmente da tutti noi sassarini l'Elder di Camparena, l'anziano di Camparena, al generale Di Marzio dell'aviazione dell'esercito, al colonnello Contistano dell'aeronautica militare, al colonnello Lauro del secondo comando delle forze operative di difesa, elementi chiave dello Stato Maggiore del Regional Command West su base Brigata Sassari, che hanno saputo esprimere, che hanno saputo manifestare ogni loro attaccamento alla Brigata Sassari nello spirito reale del nostro Forza Paris. Il mio grazie va anche ai cappellani della Brigata per l'assistenza spirituale alla nostra comunità militare, la costante vicinanza e il supporto ai familiari dei caduti e dai feriti. E in questa circostanza voglio estendere anche i sensi della mia gratitudine alle autorità e alla generosa gente di Sardegna, di cui la Brigata è espressione, che in ogni manifestazione o evento o circostanza mi hanno accolto con calore, affetto e grande disponibilità. Un indiscusso merito e un affettuoso e particolare ringraziamento va inoltre alle famiglie dei sassarini, che pur operando dietro le quinte, sono sempre presenti, silenziose, collaborative, pronte a farsi carico di ogni sacrificio e talvolta di qualche amarezza o dolore. A voi, cari familiari, esprimo la mia infinita gratitudine per la pazienza con cui avete affrontato i nostri lunghi periodi di assenza per motivi addestrativi e operativi e per averci consentito di svolgere la nostra professione serenamente in ogni circostanza. E voglio ringraziare in particolare la mia famiglia, mia moglie Susi, che oggi è presente, che nel corso di questi 2 impegnativi anni, così come nei trascorsi incarichi caratterizzati da lunghi e frequenti periodi di assenza da casa, mi ha sempre sostenuto, supportato e talvolta sopportato, consentendomi di operare nel modo migliore anche nelle situazioni peggiori. E ora voglio rivolgermi a voi, ufficiali, sottufficiali, graduati, personale civile della Brigata Sassari. Voi costituite il cuore, il nocciolo duro di questa efficiente grande unità. Voi siete stati gli indiscussi protagonisti dei successi conseguiti dalla Sassari, svolgendo un eccezionale lavoro di team che ha reso concreto il significato del nostro Forza Paris, mettendo in luce elevatissima dedizione, grande flessibilità, coraggio, spirito di sacrificio e di servizio. Gli importanti risultati che avete conseguito sono riconosciuti ed apprezzati ai vari livelli, sia in Italia sia nel complesso e non facile contesto internazionale. Grazie per l'eccezionale che avete svolto. Come più volte ho detto, avete contribuito a rendermi facile un incarico e un impegno che facile non è. A voi va la mia ammirazione, la mia profonda gratitudine di comandante, unitamente al mio grande affetto di uomo. Al mio successore, che tra l'altro porta un importante nome del mondo calcistico della Sardegna, al generale Manlio Scopigno, vai più sincero in bocca al lupo.
Sono sicuro, Mario, che potrai e saprai anche tu fruire delle medesime inesprimibili sensazioni che hanno impreziosito quotidianamente la mia indimenticabile esperienza di 40° comandante della Brigata Sassari. Soldati della Brigata Sassari, nel dirvi con tutto il cuore che mi mancherete e nel ribadire con convinzione che ciò che gli altri considerano un traguardo per noi sassarini è un punto di partenza, concludo. La nostra forza sta e continuerà ad essere nel nostro grido. Forza Paris! Prende la parola il comandante del secondo comando delle forze di difesa del centro sud Italia delle isole, generale. Innanzitutto dai riposo piccolo. Reggimento riposo. Consentitemi innanzitutto di rivolgere il mio più rispettoso saluto alle bandiere di guerra dei reggimenti della Brigata Sassari, ai gonfaloni decorati e non qui presenti oggi, alle associazioni combattentistiche d'arma, alle autorità, agli amici presenti in tribuna, ai parenti dei nostri soldati. Il mio più rispettoso saluto a tutti quanti voi. Ortolano, hai visto che con le lacrime si strappano gli applausi, quindi prima o dopo devo strapparlo anch'io, ma sarà difficile. Era una semplice battuta per stemperare la tensione che sicuramente ci sta addosso in questo momento. Oggi i tuoi bravi soldati della Sassari, la cittadinanza, gli amici, tutta la Sardegna ti porge il saluto. Io credo che però tu non meriti solo il saluto, tu meriti il rispetto e il grazie di tutti quanti loro, soldati e non della Sardegna. Tu sei stato un comandante di primissimo piano, hai ricordato un po' i nostri trascorsi, ti ho pesato quando era necessario pesarti e il tuo valore l'hai saputo mettere in mostra con i tuoi soldati nella terra afghana nel corso dell'ultima missione. Sei bravo, ma da perseguire sei anche irruento, come lo sono stato un po' io. E allora io voglio darti un consiglio: siccome la Forza Armata non ha il diritto di perdere un validissimo ufficiale, il validissimo ufficiale deve fare in modo di non perdersi. Quindi quando puoi tacere, perché qualche cosa lo potrai dire dopo, pensaci, conta fino a 10, non fare il bersagliere, quindi con la vecchiaia poi si impara, ho imparato tante cose. Qui c'è un mio maestro, il mio comandante di battaglione al secondo governo, il generale Manca, istruttore alla scuola di guerra, soldato, cittadino della Sardegna che ho sempre ammirato, e così come lui sono tutti i cittadini della Sardegna. Hai fatto bene, hai seguito ciò che io ti ho detto quando eravamo in fase di approntamento e la missione ci ha dato ragione. Hai fatto bene quando sei rientrato, hai fatto bene nel seguire giornalmente i tuoi uomini. Io credo che più di questo da un comandante non si possa aspettare. A te il grazie più sincero mio, ma di tutta la Forza Armata, il grazie più sincero per aver dato alla Sassari ancora quel quid in più che forse gli mancava. Bravo, la Sassari è una brillantissima unità dell'esercito italiano, radicata sul territorio, amata dal popolo e quindi che vive in una serenità che forse altre unità del nostro esercito non vivono. La Sassari e la Aosta, scollocate in due grandi Sicilie, in due grandi isole della nostra patria, sono quelle più legate al territorio. E se una unità è legata al territorio, la sua resa è sicuramente maggiore. Grazie per quello che hai fatto, per come lo hai fatto, per quello che sei e mi auguro per quello che sarai in futuro. Ribadisco, non hai diritto né tu di perderti né la Forza Armata di perdersi. Il compito che vai ad assolvere
al comando operativo interforze un compito importante che ti manterrà in contatto con la realtà operativa della Forza Armata, che è la vera essenza della nostra esistenza. Non avrebbe senso un esercito se non avessimo una componente operativa capace e affidabile. Scopigno, tu assumi oggi il comando della Sassari, hai sentito già da quello che ha detto Portolano, da quello che ho detto io. Conosci la Sassari perché sei stato allo Stato Maggiore, quindi ne hai sentito parlare, l'hai seguito nelle sue vicende storiche, operative, territoriali. Sei un fortunato, un comandante fortunato, non a tutti capita questa fortuna di comandare una brigata radicata sul territorio, quindi sarai molto presente, dovrai essere molto presente sul territorio perché la gente richiederà la tua presenza, perché la gente è legata alla propria brigata, ma questo è solo una parte di ciò che dovrai fare, tu dovrai mantenere e elevare ancora di più le capacità operative di questa brigata, che tutte le ristrutturazioni che potremo fare sarà l'unica brigata insieme alla Osta che sicuramente non modificheremo, anzi può darsi che magari per strada non si incrementi perché il bacino di reclutamento è molto ma molto buono e i risultati sono eccellenti. Mi sento di darti, l'ho detto prima, quando eravamo a colloquio, di leggere attentamente le mie direttive, di leggerle, di impararle e di spiegarle ai tuoi uomini. Mi sento soltanto di dirti altre due cose che derivano da dei proverbi di civiltà contadina. Primo, una parola è troppa e due so assai, quindi fai, lavora in silenzio, dici la parola solo quando c'è da dirla. E secondo è che chi sa fa e chi non sa insegna. Ecco, tu non devi insegnare, ma devi solo fare. E io ti guarderò da lontano, o almeno fino a quando mi sarà consentito di guardarti da lontano. Hai le capacità, hai la professionalità, hai la preparazione, hai un sacco di master alle spalle nel tuo curriculum. Metti a frutto con questi brillanti soldati che sono della brigata Sassari. In bocca al lupo, ragazzo. Generale di Corpo d'Armata Vincenzo Lopes consegnerà ora la medaglia d'argento al merito civile al caporale Alberto Acca del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari. Reggimento. Libero dal servizio, con generoso slancio ed esemplare altruismo. Non esitava a tuffarsi in mare per soccorrere una donna in grave difficoltà, riuscendo a riportarla a riva. Ne praticava quindi, unitamente a un'altra persona, i primi interventi di rianimazione, salvandole la vita. Chiaro esempio di spirito di aggregazione e di umana solidarietà. Calasetta, Carbone Iglesias, 1 luglio 2007. Richiama quello che è il sentimento che alberga nel cuore di ciascun santo, nel cuore di tutti quanti noi. È un sentimento di legame vero, sincero, d'affetto
con la nostra brigata Sassari, con i suoi uomini, con tutti voi. Ed è per questo motivo che, da un lato, colgo l'occasione per ringraziare te, generale, e tutti quanti gli uomini della Sassari per quello che avete fatto, per quello che rappresentate soprattutto, per quello che è l'esempio che siete in grado di dare alla nostra società, ai nostri giovani, l'esempio per un futuro che sia un futuro più facile perché caratterizzato da valori, da sentimenti veri, da umanità profonda. E credo di poter dire a nome di tutti i sardi, te lo dico con sincera commozione e grande convinzione, che caro Luciano, caro generale, hai fatto bene e ti sei meritato di essere considerato un sardo come tutti noi, sei diventato un sardo. Grazie, grazie anche per questo. Vengono resi gli onori finali alla bandiera di guerra. Alla bandiera di guerra del 152esimo reggimento Fanteria Sassari. Al generale comandante la Brigata Sassari.